Voglio ricordare che la Fiat di Marchionne è vero che è andata all'estero, è andata all'estero anche perché si dice che in futuro ci saranno al massimo 6-7 produttori di Ho automobili e capito. quindi è stato un processo anche di internazionazione. Ho capito, ma se deve pagare le Voglio tasse d'Italia, ricordare che. Cazzola l'ha fatto per pagare meno tasse e andare all'estero, dopo tutti i soldi che ha ricevuto dai cittadini di questo paese. È Sì, indecente. Non l'ha è fatto vero per anche, internazionalizzarsi, può farlo comunque. però che gli stabilimenti italiani sono stati rimessi in piedi da Marchionne, sia quelli di Torino, sia quelli di Napoli, sia quelli di Sì, Cassino, però sono due questioni sono diverse. stati Ragione rimessi in Federica, mi piedi. scusi, Io poi Cazzola. voglio, io Che voglio lui poi abbia dire salvato degli una cosa stabilimenti è vero perché stavano per che noi chiudere, non che le abbiamo. tasse vanno pagate in Italia è altrettanto vero. Sono due cose diverse, secondo me. Io però voglio anche ricordare, Mirta, Sì. che io ho fatto 30 anni il sindacalista e noi alle spalle, lo stesso discorso può fare la Carla Cantone, alle spalle non è che abbiamo un'età dell'oro. Se io avessi, non so, un mese per parlare con lei, gli racconterei di quante situazioni di crisi ho gestito in prima persona con altri colleghi, se ci sono riuscito risolte e quelle che invece non ce l'ho fatta, cioè noi non è che abbiamo alle spalle l'età dell'oro, Sì, abbiamo è chiaro. aziende in Però allo crisi, stato sono attuale sempre abbiamo state situazioni di l'11,5 di difficoltà. disoccupazione generale e il 35,7 di disoccupazione Allora, giovanile. Non sarei dire che prima andava e la situazione era questa. È peggiorata sai drammaticamente, quanti, sai, Giuliano. sai cosa fa in numeri assoluti? Sai quanto fa in numeri Sai, assoluti? sì, certo che lo Lo so. dillo quanto fa in numeri E sai assoluti? i numeri assoluti cosa ci dicono, Giuliano? Ci dicono che Sì. Fa l'occupazione. 500.000 in No, numeri scusami, assoluti. sai cosa ci dicono i numeri assoluti? Che l'occupazione, che è rimasta stabile, in realtà sai da cos'è dovuta? Da più 60.000 posti di lavoro tra gli over 50, che è molto dovuta alla riforma Fornero che tu idolatri, e a meno 24.000 per chi ha da 24 a 35 Cosa? anni e meno 19.000 tra chi ha 35 e 49 anni. Vuol dire che in questo momento l'occupazione stabile è dovuta alla riforma Fornero, ma chi dovrebbe produrre, pagare le tasse, dare il lavoro sta a casa. Allora, Questa è la quelli grande che hanno soluzione geniale. 52 anni, quelli che hanno 52 anni dovrebbero essere contenti, perché se No, l'azienda, perché perché quelli che hanno comunque 52 anni stanno a possono casa, continuare a vanno, lavorare anche invece dopo non vanno in 52 pensione chi ne ha anni. Devono essere contenti, 67. Cazzola, l'ha E sentito chiudo Paolo. soltanto dicendo un altro grave problema del governo precedente, non parlo più, Grazie sono perché io sono stati gli contento incentivi. perché Perché gli ti incentivi voglio, e le ti assunzioni? Tu mantieni un po' dovevi di darli anche ai tempo, cinquantenni che Renzi, perdono ti lavoro, mantieni. perché quello è una fascia di popolazione estremamente a rischio.